Dal Vangelo secondo Luca. Osservando come gli invitati sceglievano i primi posti, Gesù disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Pace e bene a tutti. Molti contemporanei di Gesù erano attaccati alle apparenze e al prestigio personale, non così diverso dalla nostra realtà di oggi. Gesù ha faticato parecchio per superare questa prospettiva così riduttiva, se non del tutto meschina. L'occasione di un pranzo in cui era ospite nella casa di un fariseo dà a Gesù l'opportunità di spiegare cosa è davvero importante. Non le apparenze, non i posti privilegiati, ma piuttosto l'umiltà di lasciarsi assegnare il posto dal padrone di casa. Comprendiamo bene, fuori dall'esempio, solo Dio può assegnare ad ogni uomo il posto giusto per lui, il posto nella vita nel quale realizzarsi davvero, nel quale raggiungere la felicità e portare tanti buoni frutti anche per gli altri. Le apparenze e i posti più o meno ambiti dagli uomini non contano, anzi, a volte diventano ostacoli per una vita davvero buona. Ci vuole docilità. Bisogna rinunciare alla pretesa di scegliere da soli il posto che preferiamo, magari conquistarlo a forza di gomitate e di spinte, come una certa cultura di oggi sembra suggerire. Al contrario, dobbiamo soltanto affidarci al Signore perché sia Lui a indicarci il posto giusto per noi. Questo vale nei confronti di Dio, ma credo di poter dire che anche in un contesto umano potrebbe farci bene lasciarci assegnare il posto anche dagli uomini, una specie di esercizio per allenare la nostra umiltà. Pace e bene a tutti voi.